Dobbiamo pensare già a Perugia, quindi non c'è molto tempo per riflettere su quello che è accaduto. Diciamo che ci sono stati sicuramente nella partita di sabato degli aspetti buoni perché abbiamo giocato bene in alcuni frangenti, soprattutto i primi due set. Qualcosa di meno buono poi con l'andare della partita contro un avversario che sta dimostrando comunque di valere molto e probabilmente farà un buonissimo campionato. Ci aspetta Perugia che viene da due risultati, il primo non positivo, il secondo una partita combattuta, l'ultimo verso il tie-break, quindi con Trento, quindi ci sta, però sicuramente verrà qui per vincere assolutamente, prendere i 3 punti. È una squadra che ha dei talenti assoluti, questo lo sappiamo. Sappiamo anche che noi ancora non abbiamo fatto vedere il miglior gioco che possiamo fare e quindi c'è in questo senso un po' di aspettative e anche di ottimismo in questo, se riusciamo a risolvere alcune delle questioni che ancora non girano bene, possiamo anche con Perugia toglierci qualche soddisfazione.